Come tutti gli evangelisti, anche Giovanni inizia il racconto, in cui racchiude il suo messaggio pasquale, con la sorpresa di una donna di fronte al sepolcro vuoto. È il mattino dopo il sabato. Mentre è ancora il buio, Maria di Magdala, venuta al sepolcro, vede che la pietra che chiudeva l'ingresso è stata rimossa. Corre allora indietro col cuore stretto dall'angoscia. Pensa che il corpo di Gesù sia stato portato via per un ultimo oltraggio. Cerca trafelata Simon Pietro e l'altro discepolo che Gesù amava e l'informa ansimante: hanno portato via il Signore dal sepolcro e non si sa dove l'hanno messo. Pietro e l'altro discepolo corrono al sepolcro, ma l'apostolo Giovanni, più giovane e più agile, giunge per primo. Giovanni non entra nel sepolcro. Chinandosi, vede le bende con cui era stato avvolto il corpo di Gesù che giacciono a terra. Maria aveva ragione. Sopraggiunge poi anche Pietro, che entra. Anche lui si accorge delle bende a terra e nota che il sudario che aveva avvolto il capo di Gesù non si trova con le altre bende, ma piegato a parte. Giovanni vede e crede. Anche nella persona di Maria di Magdala, l'Evangelista vuole mostrarci come nasce la fede. Essa è tornata al sepolcro, si è accoccolata di fronte all'imboccatura e piange disperatamente. Donna, perché piangi? Maria si sporge dentro e con gli occhi velati dalle lacrime intravede due uomini vestiti di bianco splendente, come proprio dei messaggeri di Dio. Maria non si accorge neppure di questo. Hanno portato via il mio Signore e io non so dove ora sia. Qualcuno arriva alle sue spalle, si volta indietro e scorge Gesù in piedi, ma non lo riconosce. Gesù le chiede: donna, perché piangi? Chi cerchi? Credendo si tratti dell'ortolano, essa gli risponde: Signore, se l'hai trafugato tu, dimmi dove l'hai portato e io andrò a prenderlo. La voce dello sconosciuto scandisce una sola parola: Maria. Ma Gesù le parla: non mi trattenere così, perché non sono ancora risalito verso il Padre. Ma vada ai miei fratelli e di loro che risalgo verso il Padre mio, che è pure Padre vostro, verso il mio Dio, che è pure Dio vostro. Corre Maria in quella mattina che è la prima di un tempo nuovo e di un mondo nuovo. Porta i discepoli, al mondo, a noi, il messaggio di gioia. Ho visto il Signore. Ma i discepoli sono ancora stretti nella morsa della paura. La sera di quel giorno sono raccolti insieme, nascosti tra solide mura e porte sbarrate. Gesù viene a cercarli, oltre i loro catenacci e le loro paure. Dopo il saluto, Gesù mostra ad essi le mani ed il costato, e i discepoli, nel riconoscerlo, provano una grande gioia. Pace a voi. Come il Padre ha mandato me, così io mando voi. Dopo soffia su di loro e dice: ricevete lo Spirito Santo. A chi darete il perdono sarà perdonato per le colpe commesse. A chi lo negherete non sarà perdonato. All'incontro mancava Tommaso. Egli ora arriva. Tutti gli si fanno incontro. Le loro voci si accavallano, si fondono. Tommaso è stupito nel vedere la trasformazione avvenuta nei suoi compagni che aveva lasciato tristi e sfiduciati. La reazione di Tommaso raffredda l'entusiasmo dei discepoli. Se non vedo da me il foro dei chiodi nelle sue mani e non vi metto il mio dito, se non tocco con la mia mano la ferita del costato, non crederò. Egli l'ha visto bene, Gesù,
inchiodato sulla croce. È la sua unica, brutale certezza. 8 giorni dopo, con i discepoli di Gesù riuniti di nuovo dentro casa, si trova anche Tommaso. A porte chiuse, Gesù viene in mezzo loro. Pace a voi. Poi si rivolge a Tommaso. Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani. Tocca con la tua mano la ferita del costato e non essere incredulo, ma abbi fede. Tommaso cade in ginocchio. Dal suo cuore sgorga una professione di fede chiara e decisa. Signore mio e Dio mio. Gesù gli parla con dolce gravità. Solo perché mi hai veduto, hai creduto? Dio ama gli uomini che credono senza vedere. Dopo i fatti precedenti, i discepoli tornano in Galilea. Un giorno si ritrovano sulla spiaggia del lago di Tiberiade. Sono 7. Vado a pescare, dice Simon Pietro. Veniamo anche noi con te. Salgono sulla barca e partono. Ma in quella notte non prendono nulla. Al mattino tornano a reti vuote. Gesù è sulla riva, ma i discepoli non lo riconoscono. Gesù li provoca. Figlioli, avete qualcosa da mangiare? E com'è possibile? Non abbiamo preso niente. Gettate la rete dalla parte destra della barca. Lì troverete. I discepoli seguono l'invito dello sconosciuto e gettano la rete. E per la quantità di pesci, a stento riescono a ritirarla. È un segno. Ma come il mattino della risurrezione, è Giovanni, il discepolo prediletto, che riesce a capire, a riconoscere Gesù. È il Signore, dice a Pietro. Pietro è sempre lo stesso, lento a riconoscere Gesù e impulsivo. Impaziente, non aspetta che la barca sia tornata a riva e si getta in acqua per raggiungere Gesù. Gli altri discepoli vengono a riva con la barca trascinando la rete piena di pesci. Scendono a terra e trovano già preparato un fuoco acceso e su di esso del pesce e del pane. Ma Gesù dice loro di prendere il pesce appena pescato. Gesù li invita subito a mangiare e distribuisce egli stesso il pane e il pesce. Tutto, il miracolo, i gesti, rivelano ai discepoli la presenza di Gesù. Nessuno osa domandargli: tu chi sei? Sanno che è il Signore. Questa fu la terza volta che Gesù si manifestò ai discepoli dopo la risurrezione dai morti. Finito di mangiare, Gesù si rivolge a Simon Pietro. Ora Gesù lo interroga sul suo amore e sulla sua fedeltà. Simone di Giovanni, mi vuoi bene tu più di costoro? Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Pasci i miei agnelli. Simone di Giovanni, mi vuoi bene? Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Pasci le mie pecorelle. Simone di Giovanni, mi vuoi bene? La terza domanda tocca una ferita sempre dolorante. Pietro sa perché Gesù gli fa per 3 volte la stessa domanda. Egli per 3 volte aveva rinnegato il Maestro. Un velo di tristezza e di sofferenza gli copre il volto. Signore, tu sai tutto. Tu sai che ti voglio bene. Pasci le mie pecorelle. Amare fino a dare la vita. Il buon pastore dà la vita per le sue pecorelle. Poi Gesù aggiunse: seguimi.